piacere. Beh, non avete mai visto uno figo? Vabbè, parlo di nuovo della mia vita di devastati. Allora, cominciamo dal primo giorno di scuola. Primo giorno di scuola, maestra fa: sa, facciamo un po' di domandine ai nostri bambini. Vabbè, mi faccio una domanda, se no, sentiamo. Allora, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Io maestra, no, lindo, te dopo, adesso sentiamo Francesca. Ah, maestra, il cavallo bianco di Napoleone era bianco. Ma che brava, brava, adesso facciamo un'altra domanda. A me, no, no, dopo, cioè, allora, chi sa dimmi i centenari di Biancaneve? Io maestra, no, lindo, te dopo, adesso sentiamo Enrico. Allora, maestra, i centenari di Biancaneve erano 7. Brava, bravissimo. Allora, dimmi un po', facciamo una domanda a te. A me, sì, fai una domanda. Allora, parlami dei poeti inglesi del 700. Vabbè, no, la so. Allora, maestra, i poeti inglesi del 700 sono tutti morti. Toh! Orca mia, sei incazzata, ma mi ha sospeso. Non è che mi ha dato dei giorni, mi ha preso proprio per un piede, fuori dalla finestra. Se lo dici un'altra volta ti lascio andare. Ce l'ho detto a mio papà mi ha dato dei frati. Insomma, dei frati c'erano tutte le mattine, c'era un frate che alle 6 puntuali metteva Lino di Mamelle. Oh, tutte le mattine Lino di Mamelle alle 6, si chiamava Fratelli d'Italia. Comunque, a parte questo, volevo dedicare una poesia alla mia ragazza che mi ha lasciato. Stranamente, perché insomma, la bellezza non è tutto. Poesia. Ti ricordi quando mi avevi detto che ti piaceva tanto andare a mangiare la carne a braccia? A me la carne a braccia? Ma sì, per piacere, portami a mangiare la carne. Vabbè, ti porto a mangiare la carne a braccia. Dove andare? Quale giardinetto? No, portami a 2500. Minchia, ma 2500 metri c'è la neve. Come cacchio l'accendo la braccia? E dai, prova d'amore, va bene, andiamo su a mangiare sta carne alla braccia. E corto su sacchi, sacchettini, roba di queste cose. C'era il tuo cagnolino, continuava a rosicchiarmi. Qui le caviglie, c'è anche un camoscio, ho dovuto salvarlo che se voleva sodomizzare. E siamo andati su a fare. Tanto non la mangio, non la mangio. E mentre eravamo lì che io mi facevo un tombino così, tu eri nella casetta del guardiaparco che mi facevi le corna come un cervo. Poesia con finita, grazie. Questo era il titolo, svolgimento della poesia. Ma che sei stronza, però. Oh, stronza, dai, per una canna alla braccia. Mauro Villata, vieni qui, dove scappi? Dove te ne vai?